Luigi Abate, Viva l'Italia Channel, canale 879 Sky. Allora, signor Ministro, vedo che il cuore, il vero problema dei problemi, quello della promessa annunciata chiusura dell'Ilva, oramai viene dribblato, viene bypassato. Lei aveva promesso, si era impegnato alla riduzione del 20% delle sostanze inquinanti, viceversa, dati ARPA alla mano, c'è un incremento di queste sostanze inquinanti. Ora lei parla di abolizione dell'immunità penale e parla di agosto, guarda caso, dopo le europee. Alla luce delle dichiarazioni di Salvini non sappiamo cosa potrà accadere, ma questo è secondario. Voglio sottolineare i dati terrificanti che riguardano i bambini di Taranto. C'è un incremento pauroso a livello di inquinamento e consideriamo anche la situazione strutturale all'interno della fabbrica che sta letteralmente crollando a pezzi. Signor Ministro, voi siete venuti a Taranto per prendere i voti prima della campagna elettorale e state venendo ora ancora una volta ad ingannare il popolo tarantino. Voglio prima di tutto rassicurarla su una cosa. Io non ho detto che aboliremo ad agosto l'immunità penale. È legge dello Stato da ieri sera ed entra in Gazzetta Ufficiale tra poche ore e dispiega gli effetti da agosto. Questo semplicemente perché al 6 settembre esattamente... Fino ad agosto si continua a morire. Sì, fino ad agosto si continuerà a morire purtroppo. Posso, sì, prego, ci mancherebbe, per carità. No, 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 è bello il dialogo. Vabbè, prego, prego, faccio... No. Il tema è molto semplice. Noi arriviamo ad abolire l'immunità esattamente un mese... da un anno da quando abbiamo sottoscritto il contratto con Mittal. Questo significa che abbiamo chiuso l'accordo con l'addendum, arriviamo a quella data e l'immunità non esiste più. Doveva esistere per altri 4 anni e mezzo. Adesso, da agosto, è l'ultimo mese in cui ci sarà questa immunità. Io credo che sia un grande passo in avanti. Lei dice ma si continuerà, si morirà fino ad agosto. Io dico purtroppo che il tema delle morti non dipende dall'immunità soltanto. L'immunità ci permetterà di far pagare gli sbagli. L'incremento della diossina, signor Ministro, l'incremento della diossina, delle emissioni di diossina. No, no, mi risponda sulla diossina. Lei sta dribblando meglio di Messi. C'è un incremento della diossina. Si sono raggiunti i dati del 2012. La valutazione di impatto sanitario serve proprio a questo. Il tema sulle emissioni, che io ho dichiarato e di cui sono profondamente convinto, fa parte del cronoprogramma di modifiche, sia con i filtri, sia con le coperture, sia con le nuove tecnologie che si installeranno ad Ilva nei prossimi 3 anni, come da cronoprogramma dell'addendum sottoscritto. Io capisco benissimo e i tarantini hanno tutto il diritto di dire fate subito, fate in fretta. Quello che abbiamo ottenuto da un contratto già firmato da Calenda che noi abbiamo modificato è che si accorciassero i tempi di adeguamento con le tecnologie, filtri ed altro per riuscire ad abbattere le emissioni. Questo è uno stabilimento mostro, il più grande d'Europa, che ogni volta che richiede un intervento ha bisogno di mesi e di anni. Quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo il prima possibile e ce ne assumiamo tutte le responsabilità. Signor Ministro, Ministro Costa, no, no, non scappi, Ministro, il Ministro Costa scappa, sta scappando il Ministro Costa, signor Ministro, sta scappando, eh sì, ma dove... Avete fatto una domanda. Guardate, sta scappando il Ministro dell'Ambiente Costa, l'uomo forte, il grande generale sta scappando. Questa è Taranto, abbandonata a se stessa. Signor Ministro, Ministro Costa, no, no, non scappi, Ministro, il Ministro Costa scappa, sta scappando il Ministro Costa, signor Ministro, sta scappando, eh sì, ma dove... Avete fatto una domanda. Guardate, sta scappando il Ministro dell'Ambiente Costa, l'uomo forte, il grande generale sta scappando. Questa è Taranto, abbandonata a se stessa. Signor Ministro, Ministro Costa, no, no, non scappi, Ministro, il Ministro Costa scappa, sta scappando il Ministro Costa, signor Ministro, sta scappando, eh sì, ma dove... Avete fatto una domanda. Guardate, sta scappando il Ministro dell'Ambiente Costa, l'uomo forte, il grande generale sta scappando. Questa è Taranto, abbandonata a se stessa. Consigliere Laricchia, perché scappa? Consigliere Laricchia.
No, no, risponda. L'Ilva non doveva chiudere, consigliere Laricchia. Abbiamo promesso la progressiva chiusura delle fonti. Però è aperta l'Ilva. È aperta. Ecco, guardate, un'altra che scappa, consigliere regionale Laricchia. Consigliere Laricchia? Perché scappa? Consigliere Laricchia? No, no, risponda. L'Ilva non doveva chiudere, consigliere Laricchia. Abbiamo promesso la progressiva chiusura delle fonti. Però è aperta l'Ilva. È aperta. Ecco, guardate, un'altra che scappa, consigliere regionale Laricchia. Consigliere Laricchia? Perché scappa? Consigliere Laricchia? No, no, risponda. L'Ilva non doveva chiudere, consigliere Laricchia. Abbiamo promesso la progressiva chiusura delle fonti. Però è aperta l'Ilva. È aperta. Ecco, guardate, un'altra che scappa, consigliere regionale Laricchia. Buongiorno e buona festa della Liberazione. Ieri Di Maio a Taranto, la promessa dopo le europee, la soppressione dell'immunità penale. Lo hai sentito anche tu. E poi si prende tempo. No, non è così. Non è così? Dopo le europee. Non è dopo le europee, perché? Ad agosto. Assolutamente, dovresti fare un'informazione corretta. No, e dopo lo so che purtroppo no, ce l'hai con no, la matematica non è un'opinione. Per gli schiumaparti come va? Stai controllando il mare per gli schiumaparti? Quel tipo di denuncia che sarà fatta lì e anche su tutto il resto ha permesso sequestri di parcheggi illegali. Dovevate fare penso che la ti sei ammorbidito sull'Ilva. No, prego. Dovresti farti un giro sulla Litorania e vedere l'abusivismo che c'è. Ma ti sei ammorbidito sull'Ilva? Dopo la mia denuncia sono stati sequestrati parcheggi illegali. Sì, ma benvenga. Sì, benvenga. Non ho mai nessuno di questa cosa. Benvenga. No, ma questo serve per coprire il problema Ilva. No, il dialogo è no, il dialogo è a due. Te la metto integrale. Non sono un sarto. Già fatto, l'abbiamo già visto che è tagliato. Posso sapere perché urlavi Ilva chiusa e io ero felicissimo. Ora però l'Ilva ce la dobbiamo tenere. Allora, l'abbiamo sempre, e noi, ed è quello che vogliamo, perché tenerla? La fabbrica è incompetibile. Vedi che stai mettendo parole in bocca? No. È quello che vogliamo, quello che abbiamo detto, e lo vogliamo ancora adesso. Per quale motivo? Perché abbiamo dimostrato, è stato dimostrato con una valutazione del danno sanitario nel 2012, l'incompatibilità della fabbrica con la città. A questo punto, noi siamo sempre rimasti coerenti in questo tipo di situazione. Ti è sfuggito un L'Ilva passaggio è aperta. Ti è sfuggito un passaggio forte. Diminuzione del 20% delle emissioni, c'è un incremento di emissioni della diossina. Posso finire di parlare? Prego. Sì, però la domanda deve avere una risposta, se no siamo due rette parallele. Sì, ma mi hai fatto una domanda. Prego. In maniera ponderata. Prego. Se mi fai parlare. Poi se vuoi. Non faccio i monologhi. No, lo fai, se lo fai sempre. E poi abbiamo quindi questo tipo di situazione. Abbiamo quindi provato ad annullare quel contratto di vendita, il bando di gara che è stato fatto. Come conosci bene, a giugno 2017 l'ex governo Calenda con il ministro. La storia la sappiamo. Riduzione del 20%. Riduzione del 20% delle emissioni. È la domanda, la devo fare. Posso fare la domanda? Riduzione del 20%. Riduzione del 20% delle emissioni inquinanti. Vedete come non risponde? Riduzione del 20% delle emissioni inquinanti. Aumento della diossina. Basta che rispondi a questo. Prego. Allora stavamo dicendo che il contratto, abbiamo provato ad annullarlo, della vendita dell'Ilva. Purtroppo c'erano delle illegittimità, ma non erano sufficienti per avere i margini giuridici per annullare il contratto di vendita. Ci abbiamo provato, abbiamo messo in mezzo l'ANAC, l'anticorruzione, abbiamo messo in mezzo l'Avvocatura dello Stato e i pareri dei tecnici più esperti d'Italia hanno purtroppo confermato che seppur ci sono delle piccole illegittimità,
non erano sufficienti per annullare okay, il bando di gara. Cosa sarebbe successo se noi avessimo annullato il bando di gara? Perché questo bisogna dirlo ai tarantini. Andiamo alla domanda di oggi. La domanda, se c'è un incremento, allora se non è che possiamo stare 30 anni a parlare. Ma vuoi l'intervista? Io ti sto dando l'intervista. La domanda mia è un'altra. Oh Madonna. La domanda è un'altra. Riduzione del 20% delle emissioni inquinanti. C'è invece, paradossalmente, un incremento delle emissioni di diossina. Siamo arrivati ai livelli del giugno e ottobre 2012 nella masseria Carmine. Allora, l'azione di governo in che misura blocca questo incremento? Domanda, risposta. Su questi dati, tu conosci questi dati? ARPA, dati ARPA. E ARPA cosa ha detto su questi dati? Che ci sono, c'è un incremento, seppure nei limiti. Cosa ha detto questo? Ha detto che c'è un incremento, seppure nei limiti. No, cosa ha detto? Ha detto un'altra cosa. Ha detto che devono fare degli approfondimenti per verificare qual è il tipo di fonte che ha fatto sì questo aumento anomalo, che non si spiega perché negli altri depositi. Non è ILVA? Questo lo vuoi dire tu? No, una domanda. Punto interrogativo. Viene da una matrice industriale. Tuttavia, è specificato nell'ARPA, dice che loro non sanno, non possono ancora dirlo esattamente con esattezza. Se questa cosa. Ma perché prima urlavi ILVA chiusa e ora invece sei ammorbidito? Ti stavo rispondendo prima, che ti ho detto, noi continuiamo su quella questione. Noi abbiamo tolto l'immunità penale. Noi stiamo rifacendo la valutazione del danno sanitario preventiva. Tutte quelle cose che con i decreti salva ILVA sono state fatte. Voi urlavate questa ILVA chiusa. Voi urlavate ILVA, voi urlavate ILVA chiusa. Sì, no, voi non avete tolto niente perché era scaduta. Assolutamente. Era scaduta. State vendendo un risultato che non c'è. Vedi, ti fai ancora. No, non è la domanda, devo contraddire. No, l'ARPA ha detto che c'è un. Vuoi fare il giurista? L'ARPA ha detto che c'è un incremento. No, l'ARPA ha detto che. L'ARPA ha detto che c'è un incremento. Che è nei. Nei parametri. E quindi non fa niente. Quindi si può aumentare. Può aumentare l'incremento. L'incremento può esserci? Falso. Perché falso? Perché la questione è che il problema è che anche se l'aumento è nei limiti di legge. Quindi c'è? Nei limiti di legge. E quindi si continua a morire? Ad ammalarsi di cancro? Questo lo stai dicendo tu. La gente muore a Taranto di cancro? Esattamente, purtroppo è un grave problema che c'è da anni. Siccome c'è un aumento che è dovuto, non si sa bene a cosa, e l'ARPA e l'ISPRA stanno facendo degli approfondimenti, ma è dentro i limiti di legge, a noi questa cosa però ci preoccupa. Come meno male che vi preoccupa. Certo. Come intervenite? Esattamente, noi dobbiamo vedere con una valutazione del danno sanitario preventiva, quale sarà il danno sanitario prodotto dalle emissioni. Una cosa che i governi precedenti hanno sabotato e noi invece la stiamo rifacendo. È l'ennesima favola. Voi vivete di favole da raccontare ai cittadini. No, lo dico ai cittadini che vi stanno mandando a casa.